Io non mi vedo tanto, no? Io ci sono. Sì, sì. Ciao. Buongiorno. Io sono di Lienzo, da questa chiesa. Senti, 5 presenze, no? 5 presenze, corsa a gogo, cross a gogo, stai attraversando un momento davvero meraviglioso, secondo me, e con il tuo ingresso, sempre a mio giudizio, la squadra ne ha fatto grossi, grossi benefici. Ecco, che pensi di quello, di questa considerazione, di questa mia considerazione? E poi se ci dici qualcosa sulla partita che ci aspetta. Allora, sicuramente io sapevo che da inizio campionato sapevo che avrei trovato comunque non tanto spazio, comunque avevo un giocatore di fronte a me che aveva molta esperienza e anche tanta qualità, quindi sapevo che avrei dovuto fare un percorso non facile. E poi sono stato bravo e fortunato a farmi trovare pronto nel momento giusto e sono arrivati anche i risultati, quindi sono stato, diciamo, ben fortunato per un insieme di cose. Poi ovviamente il farsi trovare pronto è stata una costanza comunque di lavoro e perfezionamento di quello che comunque con il mister facciamo tutti i giorni, quindi è stato un percorso che sapevo che avrei dovuto fare e adesso spero comunque di poter dare il mio contributo, che sia chiamato in causa o no. Poi riguardo alla partita che si aspetta sabato sera, è una partita difficile, giochiamo contro una squadra che comunque a detta di tutti è una delle più forti del campionato, quindi sicuramente va affrontata con la mentalità giusta, consapevoli di chi abbiamo di fronte, però comunque cercare di proporre qualcosa perché le qualità non ne abbiamo. Sicuramente sulla carta siamo inferiori, però possiamo dirla nostra. Ecco, proprio Franco, se posso, proprio riguardo alla partita di Milano, più di 60.000 spettatori, 65-70, non badiamo, scala del calcio, quindi una bellissima serata, il pronostico è unilaterale, però abbiamo visto che i bookmakers spesso e volentieri sbagliano pesantemente. Allora, con un pronostico contro, a casa dell'Inter, con gli opinionisti che ci danno per sconfitti, non subentra magari la possibilità di giocare senza paura, liberi, sgombri, provando a fare anche a livello personale la partita della vita e facendo una cosa grossa? Si può fare? Beh, penso che la partita della vita noi dobbiamo farla ogni volta che scendiamo in campo, perché sappiamo quello che dobbiamo fare e siamo consapevoli tutti, quindi la partita della vita deve essere ogni domenica. E a maggior ragione questa volta, perché è una partita, secondo me, che tanti vorrebbero giocare e va fatto di più di quello che faremmo normalmente. E ripeto, però, sapendo che di fronte abbiamo una squadra che comunque viene da un risultato negativo, quello di Bergamo, e quindi avrà una voglia di rivalsa superiore a quella che aveva magari altre volte. A proposito di bookmakers, voi nell'ultimo mese e mezzo avete dimostrato a chi si ritiene uno scienziato del calcio, sono tanti in Italia ad esprimere giudizi troppo frettolosi, che il campionato finisce a maggio. 3 mesi fa la citazione, adesso un'altra. Perché vince devi dover vincere, perché quando la testa cammina le gambe vanno. Allora, in tal senso, come pensi si possa affrontare, in parte una risposta, non voglio qualcosa in più, questa parte finale della stagione che ti mette di fronte a squadre come Napoli e Inter, ma anche a squadre con le quali probabilmente tu la gara la puoi giocare per vincere. E allora come si affronta questo rush finale da qui a fine dicembre? Ma io penso che sì, che vada affrontato partita per partita. Sicuramente quando giochi con squadre come Napoli e Inter le qualità sono superiori rispetto magari a un'altra squadra, però la mentalità secondo me deve essere sempre la stessa, cioè quella di entrare in campo con la voglia di provare a fare quello che proviamo in settimana, perché alla fine quello che proviamo in settimana, se poi riproponiamo in campo, sicuramente una buona prestazione la portiamo via. E però con le squadre magari che potrebbero essere nostre, diciamo, avversarie dirette per la salvezza, dobbiamo strappare anche qualche punto. Ciao, buongiorno. Senti, una domanda su Vieri e un'altra su Tovani. Cioè, per un ragazzo di per un giovane
Giovanni è appagante già a far parte di un gruppo che gioca in Serie A e che si dovrà salvare, questo penso che già sia un fatto appagante. Però come lo ha vissuto questa prima fase di campionato? Deluso per stare in panchina o con la certezza che sarebbe giunto il momento buono e ti saresti dovuto trovare preparato? Beh, sicuramente il sogno di tutti i bambini è essere in Serie A e poterla giocare. E, comunque la prima parte di campionato l'ho vissuta, come ho detto prima, ero già consapevole che avrei comunque avuto un percorso difficile. E, però l'ho vissuta con tranquillità e magari la delusione per qualche panchina l'ho trasformata comunque in voglia di allenarmi e sicuramente quello poi mi ha aiutato. Senti, quello che hai detto. La sosta presuppone poi o determina dei punti interrogativi. Sanno delle squadre che non lo assorbono bene e che quando ricominciano sanno peggio di quanto allora era cominciata la sosta. Mi auguro che per il Frosinone avvenga il contrario, che per l'Inter sia tra le squadre che non lo sopportano bene. Ecco, allora, come la scorsa la sosta del Frosinone e se continua la crescita, se tu te ne sei accorto. Ma penso che da inizio del campionato ci sia stata una crescita comunque continua a vista di tutti. E, questa sosta sicuramente ci ha aiutato per ricaricare un po' le pile e per comunque affrontare una partita che è ora di sabato, che per noi sarà difficilissima, però l'abbiamo vissuta con voglia di lavorare queste due settimane. E, sì, c'è stata una buona crescita e secondo me se continuiamo così ci sarà una crescita continua. Dalla tua parte spesso e volentieri incrocia il cammino Campbell. Mi racconti dal tuo punto di vista come Campbell, chi è Campbell e come trovi lui? Secondo me è un giocatore di una categoria superiore, cioè vedi giocate che comunque tu basta che ti proponi e lui te la fa trovare davanti, quindi è anche facile giocare con un giocatore così di fronte. E, con la lingua magari all'inizio abbiamo avuto un po' di problemi, poi ci siamo capiti, cioè dopo poco ci siamo capiti e una volta che riesci anche a parlarci diventa tutto più facile. Un'altra per me. Allora, potrebbe essere l'ago della bilancia, secondo te, sulla partita che ci aspetta contro l'Inter, la situazione dei cross, mi spiego. L'Inter è quella che crossa di più in area e credo che abbia fatto peggio solo della Juve, noi non siamo da meno perché crossiamo grazie a Zambal, ma soprattutto grazie a De Gea. Potrebbe essere questo l'ago della bilancia? Beh, fare la differenza, insomma. Sì, potrebbe fare la differenza, dipende anche con che qualità si mette la palla dentro, quindi sicuramente loro hanno giocatori come Icardi che alla minima palla riescono a far gol. E noi dobbiamo essere in grado di mettere, come fanno loro, a disposizione tanti palloni per i nostri attaccanti in modo che per loro il compito sia più facile, cioè quello di segnare. Senti, abbiamo parlato del Picante. Con i due trequartisti, tu hai giocato sulla fascia, c'hai un preciso punto di riferimento davanti che è l'esterno dei tre attaccanti. Con 3-5-2 non è nessuno. Ecco, allora, dove ti trovi meglio a giocare con i due trequartisti o con il 3-5-2? Ma secondo me non c'è una grossa differenza perché comunque il movimento che fa nel 3-5-2 la mezzala, comunque il movimento che chiede il mister è quello di inserimento, quindi comunque lo spazio mi viene creato lo stesso, quindi non c'è una grossa differenza. Sicuramente magari lo spazio si crea con un tempo in più, però comunque lo spazio si crea e comunque poi io il punto di riferimento ce l'avrò sempre, che è la mezzala che si è buttata, che si è inserita. Curiosità, l'ultima per me. Fai a livello personale i bilanci periodici della tua vettura a Frosinone? Cioè, intanto ti fermi e pensi, sto qua da 6 mesi, un anno e mezzo, quello che è, sto bene, sto male, voglio fare di più, fare di meno. Fai bilanci. Ma io non ci penso molto, penso partita per partita e penso che sia fondamentale in questo comunque sport, in questo lavoro, mai guardare il passato, ma guardare sempre quello che viene
viene domani, quindi farsi troppi pensieri per il passato non comporta nulla. Quindi diciamo perché tu è soddisfatto, no? Beh, da quando sono venuto qua a Frosinone sono felice, mi trovo benissimo, quindi è sicuramente, diciamo, se la domanda era un bilancio positivo o negativo, un bilancio molto più che positivo, sì. Ultimissima alleanza per un giocatore che ci gioca la prima volta oppure che ci ha già giocato, cosa rappresenta? La scala del calcio è uno stadio fantastico e, come ho detto prima, penso che quella di sabato sera sia una partita che di fronte a 70.000 persone tutti vogliono giocare. Okay, un'emozione unica. Grazie. Grazie a voi. Comunque, Andrea, altro.